Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, video analisi Milan Verona 3 a 2. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo di mettere gentilmente un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito www.acmilan.com con notizie mercato, prima squadra, squadra femminile, primavera, foto, video, tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. Allora, ragazzi, come cominciamo questo video? Allora, sì, cominciamo con te che stamattina so che forse non vi interessa, però carpite il messaggio subliminale. Oggi mi sono svegliato prima, come ora. Mi sono svegliato prima, poi non so, stamattina ho una voglia di approfondire la storia di Primo Levi. Insomma, ragazzi, oggi ci svegliamo primi in classifica sperando di restarci. Ed è bello stare lì sopra tutti. L'anno scorso pure per parecchio tempo lo siamo stati primi in classifica, però forse si sapeva che era una posizione temporanea, una cosa temporanea. Quest'anno c'è qualcosa di diverso. Il perché lo si evince subito dalla partita di ieri, che nella sua storyline, storyline è andato un po' come l'anno scorso, nel senso Milan sotto 2-0. Ma mentre l'anno scorso siamo riusciti abilmente a recuperarla e a terminarla sul 2-2, nonostante il rigore sbagliato, nonostante il gol annullato dubbiamente a Calabria, nonostante un altro rigore non dato a Leao, quest'anno l'abbiamo ribaltata e a differenza dell'anno scorso, senza parecchi titolari. Mancavano Maignan, mancavano Hernandez, non c'era Kjær per turnover, ma comunque non c'era, anche perché al suo posto ha giocato Romagnoli, e dopo ne parliamo di Romagnoli. Non c'era Tonali per turnover, ma comunque non c'era. Rebic si è fatto male, Diaz col Covid, Ibra partiva dalla panchina e tanti altri, Florenzi e tanti tanti altri. Una bella reazione con uomo copertina, un ragazzo inaspettato. Quest'anno aveva fatto solo pochi minuti col Cagliari. Per il resto non aveva più giocato. E parliamo di Samu Castiglieco che sia pure il suo ingresso in campo ha fatto storcere parecchi nasi ai tifosi, dei tifosi. È risultato decisivo perché oltre ad aver causato il rigore, procurato, oltre ad essersi procurato il rigore, oltre ad aver effettuato il cross dal quale viene l'autogol decisivo, si è impegnato con tanta corsa, grinta, recuperi, transizioni offensive pericolose. È stato veramente l'uomo copertina e con il suo pianto a fine della gara fatto capire che effettivamente questo periodo non è che sia stato il massimo per lui. Un giocatore può non piacere, giusto appunto come di un giocatore non può, di un calciatore non può piacere come gioca, però quando poi si va a finire in ambiti che non c'entrano nulla con il calcio e si insultano, si minacciano calciatori sui loro profili dove non sono manco liberi di testimoniare, sono addirittura di non sono liberi di esprimersi, ecco, mettiamola così, e sono costretti a chiuderli, lì si
si esce fuori dall'ambito calcistico, andiamo a finire nell'ambito umano, dove obiettivamente non ci compete, nessuno può giudicare nessuno. Quindi sono contento per Samu, fermo restando che ci sono altri invece che, nonostante continui a giocare con più insistenza, continua a commettere degli errori. Vedasi colui che porta la fascia, non per il rigore causato, perché difatti con inquadrature migliori, che a questo punto mi chiedo perché non vengano subito mostrate al VAR, dal e al VAR, perché alla fine il rigore praticamente non c'era, era anzi fallo di Kalinic. L'errore dove sta? L'errore sta nell'intervenire. Lì non deve intervenire. Lì si deve stare fermo, fermo. Nel senso, non deve provare l'anticipo. Non è quella la porzione, la condizione per provare l'anticipo. Lui doveva stare semplicemente attaccato come una cozza allo scoglio a Kalinic e non farlo girare. Piuttosto fargli sentire la presenza in maniera fisica, spingendolo un po' con le spalle, un po' col bacino, ma lì non si deve intervenire, lì non si interviene. Poi che era fallo di carico, questo è un altro paio di maniche, ma l'errore è a monte, è nell'intenzione. Meno male che poi la partita è voltata nel secondo tempo, quindi indicherei come migliore in campo Castillico, nonostante l'ingresso di Leao al posto di quello che era stato il meno peggio, ma non oserei dire anche il migliore del Milan fino a quel punto, di Rebic, ha dato anche lui, anche il portoghese, ha dato un grande apporto. Però per il recente passato voglio darlo a Samu Castillico. Diciamo, invece la medaglia come peggiore, una medaglia poco ambita come peggiore in campo, voglio darla a Romagnoli, che al di là della questione del rigore ha fatto una serie di interventi con falli inutili, dove magari Kalinic c'era lui solo contro Romagnoli, Tomori e Calabria e faceva fallo, dando l'opportunità. Non esiste, non devi dare queste opportunità. Tu sei un giocatore che ormai c'è 26 anni, 27 anni, non sei un pivello che commette degli errori. Con lui, a parma di peggiore in campo, sia pure il secondo tempo là è stato molto meglio. Il primo tempo era stato veramente un disastro, mi dispiace dirlo, perché era ballottore. Però per il secondo tempo si salva rispetto a Romagnoli, ecco. Quindi ci svegliamo così, ci svegliamo primi, sperando che oggi, chissà, Pobega ci fa un regalo con la sua squadra, col Torino, magari fa il gol a San Paolo tipo l'anno scorso Tommasino, sarebbe bello, ma comunque nel frattempo guadagniamo punti sull'Inter e ci portiamo a più 5, guadagneremo punti su una tra Juve e Roma, se non entrambe. E sarebbe una buona cosa. Chiudo dicendo che sarà un periodo difficile, potremmo andare incontro a risultati inaspettati in senso negativo, ma ciò che dobbiamo fare, ragazzi, è comunque continuare a tifare i ragazzi, perché al di là delle qualità tecniche e tattiche, la qualità più importante, quella comportamentale, quella umana, quella legata allo spirito, sono innegabili. Su questi aspetti non c'è da sindacare. Solo una squadra con gli attributi, con lo spirito e con la voglia che hanno questi ragazzi, poteva, senza tantissimi titolari, recuperare la partita di ieri.
Ma comunque, ragazzi, vi consiglio di andare a studiare, di andare ad approfondire tutto ciò che riguarda i primi oggi, perlomeno stamattina. I primi, primo Levi, i numeri primi, tutti i primi che volete, perché questo siamo oggi. Speriamo di rimanerlo anche domani. Io vi saluto, ragazzi, vi ringrazio. Ricordate like, iscrizione, campanellina, tutti i profili social, sito di acmilaninside.com e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan!